vedi? È fisso, vuol dire spazio, no? E in questa giornata densa di cittadini che vengono a visitare il nuovo parco Porto di Mare, abbiamo trovato anche i volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Chi siete e come operate sui parchi? Sì, buongiorno innanzitutto. Ecco, noi siamo il gruppo volontari dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e siamo in collaborazione con Italia Nostra per la parte parchi, infatti siamo qua come rappresentanza perché normalmente la nostra operatività è nella zona ovest di Milano, nel parco Bosco in Città, sempre seguito da Italia Nostra. Ecco, noi siamo qui in rappresentanza, facciamo parte dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato e siamo il loro gruppo di volontari. Ecco, ci si può iscrivere, si può collaborare anche con voi? Certamente, il gruppo è aperto a tutti, non necessariamente facenti parte della polizia in servizio in quiescenza, è aperto a tutta la cittadinanza e chi vuole può anche iscriversi. Innanzitutto deve essere iscritto comunque all'Associazione Nazionale Polizia di Stato, dopodiché può far parte del gruppo dei volontari. Che lavorano sui parchi. Quali sono i maggiori problemi che trovate sui parchi? Dunque, intanto è cercare di educare le persone a fruire nel migliore dei modi tutto il parco, cioè cercare appunto di dare consigli su come tenere i bambini, su come tenere i cani, su come gestirlo al meglio, perché comunque il parco è un parco che è a disposizione di tutti e deve essere lasciato in ogni caso anche nel migliore dei modi, in modo che tutti quanti possano fruire. Perfetto, l'appello direi che è lanciato. Voi siete un gruppo volontario nazionale, mentre abbiamo appena intervistato le GEV che sono comunali. Grazie per il vostro lavoro. Prego.